sintonizzati sull'altro giornale Channel, sono in compagnia, anzi in videoconferenza, con Ilaria Gelain, titolare del micronido Oasi Felice, Caterina Guglielmi, titolare Baby Parking, la, non trovo il nome, scusami. La Foresta Incantata. La Foresta Incantata, Monica, c'è Monica anche? Sì. E Monica Lonardi, titolare del micronido L'Arcobaleno. Allora, siete in collegamento con me oggi perché avete una cosa da diffondere, no? Un messaggio da diffondere per quanto riguarda le problematiche relative alle chiusure dei nidi. Chi vuole iniziare? Esatto. Buongiorno a tutti, io sono Ilaria Gelain. Il nostro purtroppo ad oggi, in questo momento diciamo drammatico che stiamo vivendo, vogliamo diffondere un messaggio che questa situazione ci sta mettendo in grosse difficoltà. Ci siamo diciamo alleate tutte quante, noi titolari non solo di Verona ma comunque di tutta Italia, per chiedere un aiuto a chi di dovere, di essere ascoltate, in quanto le nostre strutture sono chiuse dal 24 di febbraio e purtroppo noi comunque abbiamo notevoli spese a cui fare fronte, dall'affitto a comunque un mutuo per l'attività, a delle dipendenti, a comunque dei costi fissi come le assicurazioni di qualsiasi tipo, perché le nostre sono strutture dove non possiamo permetterci di non avere alcune insomma assicurazione o comunque alcuni servizi. Diamo il benvenuto anche a Giorgia che si è unita a noi. Giorgia Ceri, grazie. Ciao a tutte. Benvenuta. Scusami Ilaria, continua pure. Sì. Con questo ci troviamo in grosse difficoltà, in quanto vista la situazione alcuni genitori o comunque alcuni clienti non si sentono in obbligo di pagare le rette insomma del nido, essendo che non stanno usufruendo di questo servizio. Di conseguenza noi abbiamo un mancato guadagno che però questo mancato guadagno, capiamo bene tutti quanti, che non ci permette di affrontare determinate spese che, ripeto, sono fisse in tutto il corso dell'anno. Di conseguenza tutto questo ci porterà a metterci in ginocchio come le nostre attività. Che altro dire? Non so se Giorgia vuole aggiungere qualcosa, ci sta aiutando diciamo in questa missione di aiuto e di ascolto. Certo, sì, c'è da dire che queste aziende che svolgono una funzione essenziale, un servizio essenziale per la collettività, anche riconosciuto a livello regionale, e sono già fortemente, come diceva Ilaria, in difficoltà, perché comunque molte rette a marzo non sono state pagate. Molti genitori hanno già inviato delle richieste per ritirare i bambini e quindi insomma i costi ci sono, però non ci sono state entrate. E da quello che abbiamo potuto vedere, insomma, per ora anche dal decreto Salva Italia non sono state insomma tenute particolarmente in considerazione, ripeto, per la funzione di servizio pubblico che stanno svolgendo. Come diceva Ilaria, qua c'è il rischio che poi, come tutti ci auguriamo, finita questa situazione, quante riapriranno poi, quando sarà, perché sono veramente provate da ingenti perdite che si sono già verificate. Quindi quando riapriranno, se non ci sono tutte questi asili, che almeno sul veronese il 70% degli asili sono asili privati, quindi il pubblico non riesce da solo a far fronte alla domanda. Sì, infatti, spieghiamo un po' l'importanza quindi delle strutture private. Perché esatto. Hanno l'importanza, essendo quasi il 70% sul territorio. Esatto, il 70% degli asili sul territorio veronese sono asili privati, ok?
Quindi il rimanente 30% sono ovviamente strutture pubbliche. Queste strutture pubbliche da sole non sono in grado di far fronte alla domanda, è evidente, i numeri sono chiarissimi. Teniamo conto che poi, da quanto insomma tutte mi raccontavano in queste settimane, loro hanno adesso attualmente anche liste d'attesa di 2 anni, per dire di quanta è la domanda e il bisogno che c'è da parte dei genitori, che tutti ormai lavorano, di questi servizi. Quindi se queste imprese, perché alla fine sono aziende, poi nel giro di qualche mese non riescono a stare in piedi e chiudono, quando usciamo da questa situazione c'è un grave problema, non ci sono più certo, ma il problema non è solo adesso, è anche post Covid, esatto. Per quanto riguarda l'economia, le aziende, piccole e grandi imprese, un po' tutte, anche i lavoratori in genere. Ma voi, so che avete divulgato quindi anche un comunicato stampa piuttosto importante, dove vi siete un po' uniti tutti voi che avete queste strutture private. Cosa chiedete poi fondamentalmente? In sé di essere ascoltate, che comunque anche noi abbiamo un problema molto grave, perché comunque un indomani, quando un bambino dopo rientrerà, c'è bisogno che ci sia una struttura che comunque ricomincia a funzionare. Però se non abbiamo entrate, come facciamo a garantire al nostro cliente, se riusciamo a sopravvivere a questo disastro e di conseguenza ritornare dentro le nostre attività, come facciamo a garantire al nostro cliente un ambiente pulito, con del personale che sia costante, tutto quanto. Dunque chiediamo che venga messo in atto, non lo so, un salva asili nido, salva strutture dell'infanzia. Certo. Non lo so se le mie colleghe vogliono aggiungere qualcosa. Sì, so che adesso Caterina ha un'altra realtà, dunque, che è forse un po' più in ginocchio rispetto a noi, che strutture che abbiamo un contratto annuale, di conseguenza il genitore ha quasi un obbligo nel pagamento, anche se in realtà in questo momento non si sente obbligato. So che comunque voi prestate il vostro servizio anche privatamente adesso, giusto? State facendo qualche cosa per questi bambini, per queste famiglie? Assolutamente. Vai, Monica. Cosa state facendo? Allora, in questo momento di difficoltà, la parola chiave che portiamo avanti nel rapporto con i genitori è quella di alleanza. Per noi è importante rimanere uniti, sostenerci a vicenda e soprattutto cercare una linea comune con i genitori e le famiglie, basandoci sulla fiducia che ci hanno sempre dato e che ci danno ogni giorno nell'affidarci il loro bene più prezioso, ovvero i loro bambini. Purtroppo, non sapendo quando lo Stato ci farà riaprire e come intenda aiutarci, ammesso che lo faccia, il contatto con i genitori è costante, sia nell'aggiornarli sulla situazione che stiamo vivendo, ma anche nel condividere con loro le iniziative che stiamo prendendo con questo gruppo di titolari, che mirano a far valere i loro diritti e i nostri. E noi siamo pronte nel riaccogliere i nostri bambini ogni mattina, ma naturalmente per poter fare questo, per poterlo fare mettendoci questo brutto periodo alle spalle, ci porta a dover superare questo periodo, a riuscire a superare questo periodo, a sopravvivere a questa brutta situazione. Anche con i bambini cerchiamo costantemente il contatto, proponendo delle filastrocche, canzoncine, attività che possono fare a casa e che cercano di alleggerire, almeno per loro, questa brutta situazione. Certo, perché deve essere un momento molto difficile per loro. È un momento difficile veramente per tutti. È una cosa che non ci aspettavamo, che non ci saremmo mai aspettati. Quindi ragazze, io vi faccio auguri, vi ringrazio, Ilaria, Caterina, Monica e Giorgia, grazie del vostro intervento e speriamo di sentirci presto per buone notizie, quindi. Esatto, dai. Speriamo. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie, buon lavoro. Grazie.